Gustoso, morbidissimo. Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Siamo pronti per preparare uno spezzatino di vitello, ma lo facciamo un po' diverso. Non il solito cotto dentro nel sugo, lo facciamo un po' più contemporaneo, un po' più moderno. Andiamo con la carne, questa bella meraviglia di vitello. Togliamo proprio questa parte di grasso iniziale, ma poi tutto il resto lo teniamo. Questo mi serve per ingrassare dopo. Ok, il brodo è già su. Prendo una padella, filo di olio extravergine d'oliva, poi prendo un po' di rosmarino. Beh, gli spezzatini sono facili da preparare, sono anche divertenti, poi a seconda di... Noi usiamo esattamente per fare questo piatto due padelle, questa più quella pentola del brodo, fine. Ok, bello caldo, spicchio di aglio sempre, un po' di guanciale, lo mettiamo qua, eccolo. Mettiamo giù lo spezzatino. I peperoni, lo facciamo con i peperoni, eccolo uno bello rosso qua. La carne deve rosolare velocemente, proprio fare una bella reazione di Maillard, così. Ce l'abbiamo. Metto un po' di odori dentro. Un cipollotto di Tropea, qua ce l'abbiamo. La carne sta andando, adesso la tolgo. Poi prendo il vino bianco. Tolgo l'alcol dal vino. Aggiungo della senape, delle spezie marocchine, la cipolla e i peperoni. Adesso che il sugo si sta un po' facendo, devo iniziare a mettere la carne. Poi posso mettere anche un pochino di prezzemolino. Aggiungiamo un po' di pepe. Un pochino di spinacini, un pochino di sale. E ok, ci siamo. Posso garantirvi che è eccezionale. Spinacino, vediamo se è pronto. 2 secondi. Anche questo avete visto senza acqua, senza niente, si butta lì un po' di, appena un po' di burro. Allora è il momento di impiattare. Allora, per prima cosa facciamo una specie di materassino di piccolo letto. No, sto scherzando, dai. Mettiamo gli spinaci così sul piatto, che sono solo ripassati al burro. Ci siamo. Poi andiamo a montare il piatto. Montare il piatto vuol dire che prendiamo lo spezzatino, un porro, un peperone, cerchiamo di metterlo su in maniera bella, 3 o 4 pezzi, ok, così. A questo punto andiamo a inserire anche le altre cose, un po' di peperone. Qua, foglie di alloro, va così. Come sempre, questo è per voi. Un po' di poivre sopra, un po' di spezie, va così. Aggiungiamo
Allora, questo è per voi e questo è per me. Vado all'assaggio. Gustoso, morbidissimo. Una volta gli spezzatini, ore e ore e ore di cottura. Invece avete visto, in 10 minuti abbiamo preparato un piatto eccezionale. Possiamo farlo anche al momento. Quindi non mi resta che dirvi una sola cosa. Buon appetito a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Perché si fa così. Thank you.